Amici di Legnano Web TV, benvenuti alla seconda semifinale della Supercoppa Italo-Svizzera tra Leopardché Malcantone e l'Ailate Futsal. La semifinale che seguirà la sfida vita 2-1 dall'Ispra contro il Giocaleos di Lugano. Dunque l'Ispra è la prima finalista. Allora, Roberto Castorino viene premiato per aver superato i 50 anni, ancora in campo il Bomber classe 66, 11 luglio, oggi è il suo compleanno, e dunque festa meritata per il capitano del Leopardché Malcantone, con tanta voglia ancora di giocare, di segnare tanti gol. Intramontabile Bomber, c'è anche il figlio che gioca, Alessio Castorino, con il numero 8. Completiamo le formazioni per Leopardché Malcantone, squadra locale qui di Lugano, dove si gioca questa sfida al Palamondo di Cadempino. Schiera Nicolò Passera, Alessio Castorino, Mohamed Al-Ishkin, Emanuele Bocci, Roberto Castorino, Jacopo Eldrissi. Risponde l'Ainate Futsal con Stefano Bagarin, Roberto Maugeri, Andrea Caporello, Pierpaolo Mileti, Valentino Giurelli, Luca Cuglia, Morad Hilal, Giovanni Brunacci, Stefano Elia Buoso e Mattia Paini, allenatore Daniele De Dionigi, dirigente accompagnatore Walter Bagarin. Questa Supercoppa Italo-Svizzera organizzata dalla FIFS, la federazione italiana di football sala. Ancora qualche istante, poi ci sarà il calcio d'inizio. Dirigono questa sfida la coppia Chinelli-Ferrari. Primo pallone che sarà giocato da Ailate Futsal. Attacca dunque da destra verso sinistra. Pallone giocato sul numero 6, Giurelli. Poi il retropassaggio che mette in apprensione Bagarin, costretto al rinvio di piede in touche. Eldrissi, Bocci, Alessio Castorino. È perso da Bocci, prova a ripartire Paini. Trascina il pallone fuori. Prova la squadra svizzera a muovere questa palla alla propria metà campo. Interviene Paini. Poi si va di nuovo da Bagarin. Buoso, Bagarin, con Demi Mohamed, scaraventa out, gioca un solo tempo da mezz'ora, 30 minuti non effettivi. Verticale di Bocci, l'uscita di Bagarin, saltato, porta vuota, ma non riesce Leopardché a mettere dentro il pallone. Può ripartire l'Ainate con Paini. Quella puntata senza esito provata da Caporello, che non trova la porta. Attenzione il taglio di Bocci, l'uscita tempestiva di Bagarin. Poi c'è il cambio rimessa. Palla restituita la squadra svizzera. Bocci, Alessio Castorino, di nuovo il numero 8, può avanzare, mette dentro un pallone, però non ci sono compagni.
Contrattacco di Caporello. Fermato. Poi il buon taglio per Eldrisi. Alla fine arriva la conclusione dalla tre quarti di Mohamed direttamente sul fondo. Un lancio imprendibile per Paini. Mohamed. Il traffico, perde palla, sente di contrattacco, la chance col mancino di Buoso, la bella risposta di Passera, un buon riflesso, dice di no il numero uno elvetico. Mohamed, la verticale, pallone troppo lungo, è stato forse un tocco, no, si prende con la rimessa dal fondo. Bagarin, Caporello con le mani, Bagarin pressato, così serviva Paini. Andiamo Bagarin, che rinvia dove c'è Passera. Fa tutto da solo adesso Castorino, ci per perdere palla, poi se la va a riprendere Bocci. Mohamed, chiuso, c'è il contrattacco di Buoso. Puglia alimenta l'azione offensiva. Paini. Conclusione smorzata. Mohamed, Bocci. Col destro. Largo. Porello. Tra le linee Buoso. Viene a prendersi la palla. Il numero 10. Poi cucchiaio morbido per la volée di Paini, che non impensierisce Passera. Mohamed, finta il tiro, poi di nuovo finta la conclusione, finisce per pasticciare. Fa altrettanto Paini, un po' di confusione, un po' di ping pong. Palla che sembra un flip. Fine, Renate Futsal disimpegna con numero 6 Giurelli, perde palla e viene pulito da Eldrisi, che porta in vantaggio Leo Porché. Marcantone 1-0, la firma di Eldrisi. Minuto 7. Prova la replica ai nati Futsal, controllato da Passera. Alessio Castorino, Mohamed. Alessio Castorino, palla controllata per Bagarin. Parte Alessio Castorino, cerca la percussione centrale, viene chiuso, la rimessa per Lainate. Buoso, Agarin. Coltoso disimpegno di Lainate. Agarin, che effetto il lancio, deve uscire Passera. Neutralizzare Caporello, siamo già dall'altra parte, il palo colpito da Leo Porché Marcantone. Ora sta dall'altra parte, un altro palo, stavolta per Lainate.
Mentre c'è un attimo di tregua. Mohamed, diagonale. Non trova nessuno pronto, c'è stato anche un tocco. Dunque un palo per parte. Si rimane sull'1-0. La squadra svizzera, ora c'è il contro. Rimessa. Vito Caporello se ne va in banda, poi calcio sull'esterno della rete. Numero 4 di Lainate. Alessio Castorino, Mohamed. Bocci. Attaccato da Buoso che riesce a servire Bagarin. Caporello chiuso da Passera, non può intervenire numero 4 di Lainate. Adesso Castorino, il pallone messo in mezzo, riparte la squadra di mister De Dionigi, ma è subito fermato il tentativo di ripartenza e poi la chance, il gol, c'è il 2-0 segnato ancora da Eldrissi al minuto 9. Entra anche Roberto Castorino, premiato prima della gara, e oggi è il suo compleanno, classe 66, 54 primavere. E ancora sui campi di gioco. Bagarin. Giù Buoso. Sono scucchiaiato per Alessio Castorino, anticipato Mileti, non riesce però a gestire questo possesso. Eldrissi, Alberto Castorino, Passera, Mohamed, da Buoso. Si trascina il pallone out. Bagarin. Per Mileti, chiuso, rilancio di Passera. Ancora Lainate, iniziativa personale con pallone giocato all'indietro, poi il destro ribattuto. Una rimessa laterale. Un po' di testa provato da Brunacci, intanto con il numero 9, il bomber di Lainate. Apertura su Mileti, che qualcuno a sostegno, attaccato da Roberto Castorino. Rimessa per Leo Parquet, Marcantone, cioè contro rimessa. Il sinistro Mileti si salva, Passera in corner.
sotto l'angolo, qua passa la impresa. Anticipo su Brunacci. Adesso Castorino fa tutto da solo, poi di punta. La spaccata provvidenziale di Bagarin. Quella che poi è carambolata sul fondo. Corner battuto da Eldrisi. Gioco fermo. Ripetuta la rimessa. C'è ancora contro la rimessa. Ha giocato sotto la nostra postazione, un pallone poi calciato fuori. Non c'è stata deviazione. Alessio Castorino. Roberto Castorino. Attenzione diagonale, tentato da Eldrisi, non trova la porta, ma un altro brivido. Il pallone giocato sulla destra, poi varca la linea laterale, 15 minuti e mezzo da giocare, 1-0 gol di Eldrisi, poi è stato il 2-0, la doppietta del numero 10 di Leo Parquet Marcantone. La concede questa rimessa. Allontanato Roberto Castorino, sbaglia l'apertura per Bocci. Brunacci di bucata, ancora Brunacci. Giurelli, anzi Miletti. Brunacci. Miletti, ancora giro palla. Brunacci prova a sfondare centralmente, lo ferma Bocci, Roberto Castorino. Brunacci che si incarta, Bocci la chance. Eldrisi calcia su Bagarin. Buona chance per il 3-0 per la squadra svizzera. Eldrisi, Roberto Castorino, pallone out, Bagarin, Miletti, Brunacci, prova, una bella iniziativa qua, Lainate Futsal. Con Hilal, la risposta di Passera. Attenzione la volée, c'è il gol segnato da Giurelli, riporta meno 1 Lainate Futsal 1-2, quando mancano 13 minuti al termine. Riapre il match Lainate Futsal.
Boci che se ne va, mette in mezzo il pallone Roberto Castorino, circa la conclusione da posizione centrale. C'è la palla dentro, poi si salva la difesa di Leo Parquet. La sugliata larga di Cuglia. Roberto Castorino col sinistro sull'esterno della rete. Puglia, apertura a destra. Mata l'iniziativa, riparte Eldrissi, a sua volta fermato, cioè Boccia che rimedia. Roberto Castorino, palla dentro, riesce a gestirla Eldrissi, autore della doppietta che sta decidendo questo match, 11 minuti dalla fine. Puglia, calcio in porta, ma trova la deviazione di un difensore. Ripartenza con Boccia, esce Bagarin. Costringe l'errore attaccante avversario. E lì si Boccia, esce Bagarin e si salva con l'aiuto di Hilal. Buoso, si perde out. Guardate che prova, iniziativa fermata, Boccia, campo aperto, esce Bagarin e riesce a ipnotizzare il numero 4 della squadra di Marcantone. Il gioco allontana Eldrissi. Conclusione tentata senza successo da Cuglia. Tutta la rimessa. Bocci. Alessio Castorino chiede l'1-2 che però non si chiude con Eldrissi. Ma l'angolo è per Leo Parquet Marcantone. Parte ora Hilal. Poi sbaglia l'appoggio per Cuglia. Bocci, Mohamed, Eldrissi, magari in anticipo, Cuglia scucchiaia, di testa passera, Eldrissi, Bocci, giù, calcio di punizione, fallo subito da Emanuele Bocci.
classe 2002, giocatore di 18 anni, da poco compiuti, 5 marzo 2002 la sua carta d'identità, punizione per Leo Parquet, Malcantone, 7 minuti e 15 alla fine, questa seconda semifinale. Palio un posto per sfidare l'Ispra della finalissima. Questa Supercoppa Italo-Svizzera organizzata dalla FIFS, la Federazione Italiana Football Sala. La punizione da Roberto Castorino, deviazione di Caporello, ci sarà corner con Alessio Castorino pronto a battere. Mohamed al volo, grande risposta anche di Bagarin sulla bella volée del numero 5 della squadra svizzera. Puglia, non c'è fallo, reclamato da Buoso, mette fuori Caporello. Fischia signor Ferrari, c'è la controrimessa. Preso il gioco, la rimessa restituita a Leo Parquet, Malcantone, Bocci, Passera, Eldrissi, cerca una verticale dove non ci sono compagni, altro numero 10 di Buoso che cerca ma non trova Caporello. 6 minuti alla fine, sempre 2-1 in favore della squadra svizzera che ora disimpegna con Passera. Bellissi, Bocci, Mohamed, di nuovo Bocci, lascia adesso Castorino, tutto di prima, poi il tap-in mancato da Bocci, riesce a deviare in porta il pallone, riprova di nuovo Bocci, Mohamed, una finta con sinistro, strepitoso Mohamed, ma non riesce a mettere dentro il pallone. Tutto il lancio su quello che va giù, Bocci, Mohamed, prende palla, messo giù Alessio Castorino da Caporello. Perso da Lainate, non lo gestisce nemmeno Bocci, si va allora da Puglia, Caporello prova a fare tutto da solo, lo ferma Eldrissi, punta verso la porta, se le va in banda ma il campo è finito. Rimessa laterale. Bagarin, Puglia, dentro impreciso, Mohamed,
finta il tiro col destro, poi calcia a lato. Puglia cercando il secondo palo, pallone che non gli arriva. Mohamed esiste, poi però non si intende con Eldeissi. Bagarin, Paidi, Puglia, Paidi, c'è l'errore di Buoso. Ancora 3 minuti da giocare. Mohamed ha detto rischioso, ma gli arriva comunque a Bocci. Poi Mohamed, e Eldeissi che non riesce a stoppare il pallone sul secondo palo. Bagarin, Puglia, Paini, poi di Alessio Castorino che prova a trasformare l'azione in offensiva, la chance per Leo perché Bocci il piattone su Bagarin. Ancora più reattiva la squadra svizzera con Eldeissi. Attento Bagarin, copre il palo e concede calcio d'angolo. Con Mohamed incrocia col destro, non va il tiro del numero 5. Va Buoso, Paidi, Caporello. La botta secca, potente ma non precisa. 1 minuto e 50, ancora da giocare. E questa palla Buoso che poi calcia. Non riesce a mettere dentro il pallone. Mohamed. Quei Bocci di prima, bene per Mohamed al volo. Buona l'idea, ma la mira completamente sballata. Questo è molto difficile, forse poteva anche stoppare il pallone il numero 5, che non l'aveva avversari davanti. Si è provato il tiro al volo in corsa. Passera. Non poteva però controllare con le mani. Calcio di punizione per Lugano. Anzi, è rimessa laterale. Puglia si oppone, Bocci. Ultimo giro di cronometro. Palloletto, passa. Alza poi, spazza Mohamed. Assalto finale di Leinate alla caccia del pareggio. Puglia. Bocci. Il passaggio di Paini, Bagarin. Mohamed. Buoso. Eldeissi, esce Bagarin e segna, ancora Eldeissi, 3-1, la chiude lui, il numero 10 di Leo Parquet Malcantone, si porta a casa il pallone, a 26 secondi dalla fine. Dunque sarà Leo Parquet Malcantone a giocare la finale per il primo posto contro l'ISPA. Passa Bocci, Mohamed, fa tutto da solo Mohamed, ma dal bar un po' di avversari, ma non Bagarin,
che rimane in piedi e riesce a sventare la minaccia. Suona la sirena e dunque ufficiale Leo Porché Marcantone va alla finalissima battendo 3-1 le late Futsal con la tripletta di Eldrissi. Mezzo gol dell'1-2 segnato da Giurelli per le late Futsal.